Ciao a tutti amici sportivi del Politecnico, siamo qui alla Casa dello Studente per la seconda partita dei campionati di pallavolo. Allora, la vostra squadra come si chiama? Dinosauri. E oggi giocherete contro? I Polindromi. Qual è l'arma segreta che pensate di utilizzare contro i Polindromi? L'allenatrice. Sì, mi ubriaco e distraggo gli avversari. Attenzione, qua abbiamo le rivelazioni importanti. Quindi a 12 tecniche stiamo messi zero. Ricordiamoceli per i campionati polimi. Se anche voi volete diventare allenatori di una squadra, l'importante è bere. Amici sportivi, siamo qui con i Polindromi. Yes. In particolare con Enrico Antonellini. E invece te sei? Sara. Sara, cognome? Bartoli. Scusa, lui ha detto il suo cognome e tu non lo dici. Cioè, non lo so. Voi siete i Polindromi, come dicevamo, ma spiegateci un po' l'etimologia del vostro nome, più che altro. Allora, in realtà noi volevamo trovare un nome che riassumesse l'equilibrio che sta all'interno della squadra, che mettiamoci tutti in montagna, volevamo fare palindromi, ma poi ci siamo resi conto del polo in mezzo e... Tu come commenti? È andata più o meno così, ma io non c'ero, quindi mi fido di lui. Com'è andata la partita? Ragazzi, allora, noi abbiamo sbagliato un mondo di battute, infatti ci alleneremo su questo. Non siamo stati veloci a... Cambiate modulo in corso d'opera. Esatto, a cambiare modulo e tutto. Con un 4-3-3? Io giocherei con un 3-5-2, perché siamo forti a centrocampo. Allora, siamo con i vincitori di questa partita, che sono? Federico. Volevo sapere il nome. No. Che sono i dinosauri. Va bene. Siamo i dinosauri. Va bene, sono i dinosauri. I dinosauri. Innanzitutto, tutti da casa si chiedono una cosa. Perché questo nome? È dinosauri per il teorema di Dini. Sauri perché è venuto bene con... No. Oggi com'è andata la partita? Ti ho visto un po' in difficoltà. È stata dura, ma con l'impegno si ottiene tutto. Però dai ragazzi, tutto sommato è stata una buona prestazione. Sì, no, adesso sono soddisfatti. La prossima saremo contro i meccanici e lì ci sarà veramente da sudarsela, però per ora è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao.